Costa d'Oltremare, Tutto Hotel, terza edizione, siamo con il direttore Raffaele Biglietto, un momento importante di verifica di quello che sono le potenzialità di una fiera veramente importante che sta riscuotendo tantissimo successo e che portate avanti con grande determinazione. Una fiera attesa dagli operatori del settore dell'ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera. Dopo la crisi pandemica degli ultimi anni, il 2022 si è chiuso con dei numeri importantissimi per il turismo. Abbiamo tantissime presenze anche di nuovo dall'estero e le strutture ricettive del sud Italia meritano una qualificazione, una ristrutturazione, una valorizzazione di quelli che sono i loro spazi, sia interni che esterni. E questa fiera intende dare risposta e soluzioni a quanto intendono valorizzare la loro opera in questo settore. Tantissimi espositori, quindi è la dimostrazione che c'è un grandissimo interesse, soprattutto qui nel meridione. Tanti espositori, sono circa 120 marchi rappresentati qui in fiera, oltre 5.000 metri quadri e tantissime le iniziative. In particolare quest'anno, nella terza edizione di Tutto Hotel, si presterà particolare attenzione a quelli che sono i temi dell'outdoor, quindi del vivere gli spazi all'aria aperta. C'è un focus sul glamping, il cosiddetto campeggio glamour, quello un po' più di lusso, che supera il concetto di campeggio come soluzione d'ospitalità avventurosa e scomoda, ma che consente anche a quanti intendono operare nel turismo all'aria aperta con soluzioni adeguate per uno standard più elevato. E un altro elemento di novità è il premio Tutto Hotel Awards, che intende premiare le strutture ricettive e i professionisti del settore che si sono particolarmente contraddistinti nell'eccellenza e nella qualità nel corso del 2022. Gianluca Pirro, amministratore delegato di Squisito Eventi, tante le manifestazioni collaterali per quanto riguarda Tutto Hotel, tante associazioni che hanno partecipato e hanno voluto collaborare a questo evento. Sì, questo evento è stato pieno di collaborazioni da parte delle associazioni di categoria, infatti ringraziamo la Confesercenti che ci è stato vicino per aiutare a far crescere questa manifestazione, l'associazione Pizzeria Napoletani che aiuta a far inserire all'interno delle strutture alberghiere il settore della pizzeria, e ringraziamo anche l'ADA, associazione direttore degli albergatori, la Mira, l'AIBES, l'ABAC e tutte le associazioni che hanno contribuito a far crescere la manifestazione. Detto Simone Micheli, una manifestazione importante qui alla Mostra d'Oltremare, Tutto Hotel, i motivi di questa manifestazione e della sua partecipazione.
Racconterò ai presenti il mio pensiero riferito al futuro degli hotel. Il futuro degli hotel è legato alla qualificazione. Sono qui per raccontare questo, una storia che vede l'hotel del prossimo futuro, ma dell'immediato, come una dimensione che deve sempre più essere legata alla valorizzazione della propria essenza. È un piacere essere qui con gli organizzatori a questa rassegna che, pur essendo giovane, perché questa è la terza edizione, promette bene. Quindi grande mia felicità per portare dei messaggi di intelligenza alla categoria.